Siamo qui stamattina al presidio in prefettura per chiedere alla giunta regionale a De Luca di rispettare gli impegni presi sulla forestazione, sullo stanziamento delle risorse e soprattutto di aumentare le risorse sugli antincendi, che non è possibile. L'anno scorso 4,9 milioni stanziati per l'antincendio, quest'anno 1,6 milioni. Noi andiamo incontro a una stagione rovente, non è possibile che sono solo queste poche risorse. Tenendo presente che chi spegne effettivamente gli incendi sono i forestali, sono loro che fanno il primo intervento. Chiediamo appunto a De Luca di rispettare gli impegni, anche perché i lavoratori stanno da 8-10 mesi senza stipendi, e di dare dignità a questi lavoratori che presiedono il territorio e fanno sì che poi non succedano quelle grandi catastrofe quando piove. Siamo qui oggi sotto la prefettura per chiedere un intervento del prefetto nei confronti della regione Campania, perché qui stiamo attraversando un momento molto complicato. Noi ad oggi ancora la regione non ha programmato i fondi e le risorse per quanto riguarda il saldo dell'anno 2018 e l'anno 2019. Mancano all'appello 124 milioni di euro. È chiaro e evidente che dopo due anni che è stato approvato il regolamento regionale, è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Bisogna mettere in campo tutte quelle iniziative che riescano praticamente ad accelerare questi processi di gestione delle risorse comunitarie. E quindi noi giorno 12 andremo a Napoli a scioperare contro la Regione Campania e dire che questo è un settore che merita maggiore attenzione rispetto a quella che è stata fatta fino ad oggi. La situazione nelle quale versano le comunità montane non è più sostenibile. Abbiamo comunità montane, enti montani che hanno ritardi ormai cronicizzati da 10-12 mesi. Non è più tollerabile. Come ci sono comunità montane che non riescono sostanzialmente a fare le rendicontazioni. E questo, in questo caso noi chiediamo che la Regione intervenga in modo chiaro, in modo vero, anche facendo praticamente il commissariamento di queste comunità montane. È chiaro, è evidente che questa situazione non può essere più tollerata, e noi chiediamo al Governatore di intervenire insieme alla Giunta e fare in modo, voglio dire, che questo settore si metta in linea, in regime con la situazione, che questi lavoratori finalmente possano respirare.